Innanzitutto ringrazio a mia volta che ci avete invitato per fare questo webinar. E uso una parola che ha utilizzato Luca nell'introduzione, che è quella di condivisione, che sembra, diciamo così, una parola, se volete, un po' banale, però è vero che sono qua a cercare di trasferirvi eventualmente un percorso o determinate situazioni, ma soprattutto vorrei che questo fosse un incontro in cui condividiamo le nostre esperienze e che quindi potesse essere anche comunque ricco di domande. Io ho previsto comunque una, diciamo così, una sessione di domande alla fine, ma preferirei se ci fossero anche le domande durante l'incontro, perché così, diciamo così, almeno spezziamo un po' la monotonia della mia voce e appunto cerchiamo di creare quel tipo di condivisione che sicuramente può rendere l'incontro più ricco. Ok, partirei quindi from data to value. Prima di entrare nel merito di questo, di che cosa vuol dire, di che cosa ci possiamo aspettare, come diceva Luca, una brevissima presentazione di me, ma magari anche di quello che può essere il mondo di Ernst & Young. Il mondo di Ernst & Young, veramente due parole, è fatto da più di 4.000 persone, ovviamente stiamo parlando di dati globali, e in particolare in Italia, per quanto riguarda tutta la parte di digital transformation, di organizzazione e quant'altro, abbiamo creato un hub tecnologico che si chiama Sfida 4.0, che è posizionato fisicamente a Brescia, proprio nello stabilimento dove sto tenendo questo webinar, in cui abbiamo voluto realizzare effettivamente quello che è per noi la digitalizzazione 4.0 o in generale la digitalizzazione. Per noi questo è un luogo di, chiamiamolo, sperimentazione, quindi prima di portare determinate soluzioni dal cliente cerchiamo di attuarle, metterle in pratica in questo spazio. Per capirci, è uno spazio di 1200 metri quadri, quindi sostanzialmente un capannone, in cui però abbiamo fisicamente delle macchine, abbiamo una macchina che stampa, abbiamo un torno, una macchina che pressa, che assembla, una filatrice, in cui abbiamo diviso vari dispositivi e abbiamo identificato varie soluzioni, tra cui anche quella di cui andremo a parlarvi. Soluzioni che ovviamente poi andiamo a vario titolo in varie interventi a impostare e implementare anche nei vari clienti. Vabbè, diciamo così, io faccio parte del FAS Italia che si occupa appunto di tutto quello che è il mondo performance management. Per me performance management do questa eccezione un po' più ampia del termine perché parla anche di accounting e tecnologie. Per quale motivo? Perché non puoi, secondo me, al giorno d'oggi riuscire ad avere un performance equilibrato e sostenibile se anche non introduci la componente tecnologica e dall'altra parte, giustamente, dobbiamo anche sempre a fine mese, fine al trimestre o anno, tirare sempre la linea in fondo al conto economico o tirare il cassetto della nostra cassa e capire se abbiamo guadagnato o stiamo perdendo, stiamo sviluppando cassa o la stiamo erodendo. Quindi per me questo è un mondo a 360 gradi. Oggi ovviamente ci concentreremo su determinati aspetti, però per capirci quello che possiamo fare all'interno del FAS. Diciamo così, qual è il mio ruolo all'interno di questa azienda? Io sono manager e in particolar modo il mio background è fatto da parto da una specializzazione sulla parte di controllo di gestione, quindi contabilità analitica, industriale e analisi di redditività, per poi spingermi verso quella che è tutta la parte di ottimizzazione dei processi. Sia all'interno della produzione sia all'interno degli uffici.
Questo per quale motivo? Perché non mi bastava più riuscire a fotografare quello che è la marginalità sui vari canali e quant'altro delle varie aziende, ma volevo avere anche delle risposte alle domande del tipo: bene, e adesso come facciamo? Perché se l'unico, diciamo così, leva che potevamo, o meglio, che io potevo suggerire al mio cliente era quello di aumentare i prezzi, sicuramente avrei perso in partenza. Quindi andando a specializzarmi anche su tutta la parte di ottimizzazione dei processi, diciamo così, ho ampliato questa parte, sicuramente rendendo la mia professionalità più completa. E dall'altra parte, andando a, diciamo così, più che altro questo è stato è un leitmotiv, a sviluppare quello che è un po' anche la mia passione, quello che è tutta la parte di sistemi di business intelligence, BI, di cui possiamo anche dire che fa parte tutta la parte di performance management.